Gli scatti sono stati realizzati da Salvatore Tuzzolino, un appassionato di fotografia che con i suoi scatti ha documentato tutto il fascino dei fenicotteri della riserva delle Saline di Trapani e Paceco, raccontando tutto il fascino di quest'angolo della Sicilia occidentale, giocando anche con la luce tra albe e tramonti. Io non ho fatto nessun corso di fotografia, sono un amatoriale. Occhi e cuore, quello che mi indicano cosa devo, dove devo fermarmi e come. I fenicotteri, quando scattano il volo, il senso di libertà, anche quando in posizione normale, fermi, sono movimenti fluttuanti. Ecco, mi attraggono, mi fanno sentire un tutt'uno con loro. Prima foto di sinistra è proprio fatta quando il sole stava alzandosi. Cioè come fosse un tramonto, ma lì si stava alzando il sole. Quindi poi ci sono anche delle fotografie che per effetti particolari di ombre e luci hanno un loro fascino, una loro bellezza. Al secondo piano si può invece visitare la mostra L'artista sotto il velo, con le foto scattate da Samuel Butler a Trapani tra il 1892 e il 1897. In esposizione ci sono foto che ritraggono volti e luoghi di diverse località, a partire da Marettimo, Favignana, Erice, Scurati e Mozia, ma anche Pantelleria, Poggioreale, San Cusumano, la Grotta di Contrada Emiliana e naturalmente di Trapani, che ritraggono il mondo marinaro di un tempo. Torre di Ligny, con le sue mostre e esposizioni, si conferma dunque sempre più come un vero e proprio contenitore culturale in grado di raccontare la storia e la bellezza del territorio trapanese. Quando abbiamo riaperto Torre di Ligny, che è un posto magico, avevo detto al sindaco Tranchida e alla dottoressa Rosalia Dalì che questo doveva essere un contenitore culturale della città di Trapani, e continua ad esserlo. Difatti con questa mostra sui fenicotteri e con la mostra di Samuel Battere diventa un punto di riferimento non solo per tutte le scuole ma anche per tutti i trapanesi. Noi abbiamo avuto oggi quasi 10.000 presenze da quando si è riaperta Torre di Ligny e continuiamo a farne un centro di cultura per tutte le associazioni e per tutti i cittadini di Trapani. Molto presto ci sarà anche un'altra mostra che sarà fatta sui gabbiani, che vedrete molto presto appena finirà la mostra sui fenicotteri. Trapani è il centro e dovrà essere il centro per sempre della cultura di tutto il Mediterraneo.